8 gennaio 2012, il quotidiano genovese Il Secolo XIX pubblica un articolo di Giovanni Mari. Descrive in modo dettagliato l'operazione finanziaria condotta dall'imprenditore Stefano Bonet e dal procuratore d'affari con sede a Cipro, Paolo Scala, per conto di Francesco Belsito, nella sua veste di segretario amministrativo federale della Lega Nord. Basta leggere l'Incipit. La Lega Nord investe, gestisce milioni di euro e compra quote di fondi titoli di Stato valuta straniera, per comprendere che Giovanni Mari ha una fonte privilegiata. Le indagini della DIA di Reggio Calabria del colonnello Gianfranco Ardizzone, coordinate dal PM antimafia Giuseppe Lombardo, non lasciano dubbi. La gola profonda è Ermanno Pleba, storico manager di C. Il padre, Vincenzo, frattanto passato a miglior vita, avrebbe festeggiato il battesimo del nipote con esponenti dell'Andrangheta. Il regista delle sfiltrazioni di notizie è un colletto bianco al servizio dell'Andrangheta in Liguria. Romolo Girardelli, alias l'ammiraglio 53 anni, indagato nel 2002 dalla Direzione Distrettuale Antimafia Regina per associazione mafiosa in favore della potentissima Cosca De Stefano nelle operazioni legali e illegali tra Liguria e Francia. Bonet teme per la fuga di notizie sull'acquisto di titoli della Tanzania pubblicata dal Quotidiano di Genova e poi ripresa da tutti i media italiani. La somma, trasferita a Cipro in una banca della Tanzania, movimenta quasi 6 milioni di euro della Lega proveniente dalla banca d'affari Aletti. Ma Belsito non potrebbe muovere più di 150.000 euro alla volta. Il 7 gennaio, il cronista del secolo XIX tenta di contattare Bonet, raggiunge scala a Cipro. Il mediatore d'affari si nega parlando in greco e in inglese. La fuga di notizie è pianificata sin dal dicembre dell'anno scorso. L'8 gennaio Ermanno Pleba e Romolo Girardelli parlano di chiudere l'attacco a Belsito. Ermanno rivela Mari andrà con il suo capo. L'articolo è stato fatto in tre. Dovranno passare i particolari anche alla Repubblica. Ermanno confida. Belsito aveva promesso la restituzione dei soldi attraverso altri fondi da cui li sottraeva per Ermanno Pleba e coinvolta anche la Rosi.